Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Elden Ring. E il nostro, guardalo lì, Serafino. Pronto per la... per il proseguio dell'avventura. Insomma, siamo appena partiti, quindi piano piano usare la chiave della spada di pietra. Sì? Madonna, l'abbiamo lasciata a casa. E niente, non abbiamo la chiave, signori. Pazienza, pazienza, andremo avanti e la cercheremo. Mi raccomando voi ragazzi, come sempre, lasciate un like per supportare il nostro buon Serafino alla ricerca dell'anello perduto per la sua fidanzata. Allora, usa il dito torto senza luce per lasciare un segno di evocazione oro. Quando un giocatore di un altro mondo ti evocherà, avrà inizio una sessione multigiocatore cooperativa. Verrà designato come alleato dito torto. Il tuo obiettivo sarà sconfiggere il boss dell'area. La bussola posta nella parte superiore dello schermo indica che chi ti ha evocato, l'ospite di dita. Ok. Dito torto senza luce. Nel mentre scassiamo un po' di cose. E vediamo, vediamo. Diamo un'occhiatina in giro. Poi nei commenti fatemi sapere quanti di voi lo stanno giocando, quanti stanno seguendo anche la serie, eventualmente anche giocandolo. E questi saranno le classiche trollate, figurati, per quello i messaggi. Alcuni potrebbero essere anche affidabili, altri molto meno, altri molto meno. Va bene, va bene. Attiviamo. No, non mi interessa questo. Proviamo direttamente. Eleva sto coso. Potresti eventualmente... Ah no, è vero, questo serve per ritirare sull'ascensore. Ah, giù l'ascensore, attenzione. Si va su, si va su. Effettivamente, quando già c'è... dobbiamo un attimo rientrare nel meccanismo Souls Like, signori. Abbiate pazienza, perché questo periodo poi ci sono 18 milioni di giochi, quindi anche le problematiche di destreggiarsi tra uno e l'altro saranno piuttosto importanti. Si prova? Attenzione, apriamo la serranda del negozio. Eccoci. Sepolcride. Nuova e sportiveggiante visione di questo panorama che vedi. Sembra tanto bello, caruccio, tranquillo. Lascia perdere. Poi andiamo pure dalla signora. Ottieni materiali. Allora, frutto. Solo avessi amico, va bene, questo non ci interessa. Esaminiamo questo. Bacini di evocazione. In ciascuna area sono presenti effigi di martiri che svolgono la funzione di bacino di evocazione. In questi luoghi puoi evocare facilmente altri giocatori, perché i bacini di evocazione raccolgono segni cooperativi e ostili creati con piccoli effigi. Questo probabilmente anche per racchiudere un pochino in una zona, visto che adesso siamo in un open world, diciamo, quindi... Anche per cercare di raggruppare un pochino queste evocazioni, se qualcuno si vuole far aiutare, eccetera, eccetera. Vabbè, poi andremo a spippolare un po' qui, un po' lì, ma nel mentre... Usare la mappa. Usa la mappa per verificare la tua posizione, il terreno e gli edifici circostanti. Puoi aggiornare le informazioni della mappa recuperando frammenti presso le stele. Aggiungi contrassegni alla mappa per orientarti nell'esplorazione. Ok, vabbè, al momento vediamo intanto. Salve. Non era una signora. Come to the lands between for the Elden Ring? Sì. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die. Grazie, in grazie. Obscurity. Grazie per l'ottimismo e la fiducia, eh? Nient'altro? For you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me. Vare, take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow.
Even if it leads you to your grave. Onesto, onesto. No, stavo vedendo un attimino il cappuccino, perché quelli non sono i nostri capelli, cioè non hanno quel colore. A parte la faccia gigioneggione del nostro Grace's Serafino, però. Felicione. Forward, most certainly to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod Godric the Grafted. Qualcosa io non ricordo. Ah, ok. Stormvale on the cliff where Grace would guide you if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Ok. E sì, questa parte l'avevamo vista nella beta. Ok. Guida della grazia. La grazia è il ruolo di guidare senza luce e condurli sulla retta via. Ancora oggi esistono luoghi di grazia che preservano questo potere. I loro raggi dorati ti indicheranno la strada. Quindi al momento ci indirizza in quella, in quell'edificio un po' distrutto. Andiamo, andiamo comunque. Vediamo un pochino come riusciamo ad organizzarci. Allora, vi dicevo una cosa che volevo vedere, per l'appunto, equipaggiamento. Ah, vedi? Non erano i nostri capelli, per quanto siano pochi quelli. No, perché ci ha messo la chiometta bianca, mo va bene che c'è una certa, però... Attenzione, ci prova. Tacco al muflone, tacco al muflone. No, per capire se ci dà robe. Lì c'è un tipo che eventualmente è meglio evitare, insomma... Non andrei a rompergli i maroni magari adesso. Frammento di rovine. Allora, aspetta, perché andiamo a vedere anche un attimino un po' di robe che troviamo in giro. Quindi noi abbiamo materiale per la creazione di oggetti, il frammento di rovine. Poi abbiamo, vabbè, il dito storto di senza luce crea un segno di evocazione multigiocatore cooperativo. Effigie d'oro piccola invia un segno cooperativo al bacino di evocazione. Riporta a casa te stesso un altro giocatore, la tranciadita, e consente di scrivere messaggi per altri mondi, vabbè, qualora volessimo aggiungere appunto delle classici messaggi a terra. Questa zona, ragazzi, è a dir poco spettacolare, si arriva in cioè con questo panorama tanto desolato, tanto rovinoso, perché comunque vedete troviamo delle... degli edifici, comunque delle strutture ormai crollate, ma allo stesso tempo uno spettacolo per gli occhi, con quel maestoso albero luminescente che la fa da padrona praticamente nella, in questa zona. E vabbè, noi adesso esploriamo un pochino, poi certo dobbiamo capire un attimino la situazione, come, attenzione, doppio passo. Attenti al tipo là che ci potrebbe inchiappettare male. E andiamo per il momento dove ci è stato indicato. Chiesa di L. Tocchiamo la grazia che comunque... che ci dà, immagino, un'altra indicazione. Dalla mappa puoi raggiungere all'istante tutti i luoghi di grazia già scoperti. Tuttavia, in alcune segrete aree speciali... Ok, questo ce l'aveva già detto. Quindi al momento ci indirizza da quel lato. Noi riposiamoci un attimino e andiamo a vedere anche questo soggettone che si trova qui. Chi è? Andremo con calma, signori. C'è tanto da vedere, c'è tanto da fare. Potenzia gli armamenti. Presso i banchi da lavoro puoi spendere rune e pietre da forgiatura per migliorare gli armamenti. Nell'interregno troverai un fabbro in grado di rendere i tuoi armamenti ancora più potenti. Intanto raccogliamo la pietra di forgiatura. E poi... You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. No, siamo brave persone, Serafino, questo. I am Kale, purveyor of fine goods. Guarda, al momento non abbiamo granché da investire. Nel menu del negozio puoi acquistare oggetti spendendo rune o all'inverso vendere oggetti in cambio di rune. Ogni mercante offre un catalogo di prodotti differente. Ricetta, espandi il repertorio di creazione. Allora. A
appunti sulle tecniche di creazione stilati da un uomo che, non potendo diventare vergine delle dita, si fece missionario per diffondere i sacri insegnamenti. Storia come creare vaso d'acqua santa, vaso sacro con legaccio. Questo carne essiccata rinfrescante, carne bianca essiccata rinfrescante, freccia d'osso piumata e dardo d'osso. Messaggio venduto da un mercante nomade. Messaggio ampolla di balsamo portentoso. Contiene informazioni relative a un'ampolla di balsamo portentoso. Ulteriori dettagli sono a disposizione di chi sia disposto a pagare. Punti di sosta e rovina. Messaggio venduto da un mercante contiene informazioni relative ai punti di sosta e rovina. Ok. Telescopio consente di vedere a notevole distanza. Allora, vaso vuoto, noi ne abbiamo già tre. Capacità di autoricomporsi. Quindi sostanzialmente abbiamo preso un bonus che già stava qua a pochi soldi. Tra l'altro, va bene, chiediamo di lui. Selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Sì, per il momento però non possiamo. Un consiglio? If you can spare the rooms, vabbè, a parte questi. You should buy yourself a crafting kit. Ah, ok. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. E cioè, credo che è importante, cioè... ci rifai sopra i soldi. Allora, diceva, qualcosa la possiamo anche comprare. Questo freccia d'osso e dardo d'osso, ok, utile. Carne, va bene, ma non abbiamo comunque l'arco, quindi sarebbe anche inutile per il momento acquistarli. Quindi facciamo che... oddio, però magari, aspetta. Siccome... appunti, questo lo prendo però. Ok. Allora, andiamo nell'inventario e andiamo a vedere dove ci ha messo. Questo qui espande il repertorio di creazione. Usa abbandona scarta selezionati. Ok. Lustrato come chiara pietra, carne essiccata rinfrancante e carne bianca essiccata rinfrancante. Ok, poi andiamo più nello specifico a vedere il resto. Il banco da lavoro potenzia armamentario. Nel menu della fucina puoi spendere rune e pietre da forgiatura per migliorare gli armamenti. Presso i banchi da lavoro puoi migliorare i tuoi armamenti fino a raggiungere un bonus più 3. Nell'interregno poi troverai un fabbro in grado di rendere i tuoi armamenti ancora più potenti. Ok, ci sta. Naturalmente, vabbè, ci servono un po' di cose che abbiamo già utilizzato. Dai, addentriamoci per dove dobbiamo andare, signori. Al momento ci segna. Quindi, appostiamoci anche un attimino. Possiamo naturalmente anche, avete visto, accelerare il tempo per andare magari eventualmente in notturna o meno. Ecco, una cosa di Elden Ring, il fatto di avere tutta questa possibilità di andare in giro, da un certo punto di vista è positiva, dall'altro... perché dici, esploro o vado per dove mi fa andare al momento? È difficile anche da valutare questa cosa, perché un pochino un'occhiatina in giro uno la vorrebbe dare. Allo stesso tempo però, insomma, potrebbe essere disorientante questa cosa, però cercheremo di... Questi, scusate... Aia. Attenzione. Aspetta. Porca troia. Dove sto? Ma mi sei attaccato il piccione. Ehi, Giovano. Sto bastardo. Guarda, mica muore. Arrivato lui. Stermina un gruppo di nemici per rifornire le tue ampolle. Il numero e il tipo di ampolle riempite varia in base al gruppo di nemici. Tuttavia non puoi superare il limite di ampolle consentito. Allora aspetta, sapevo mi... mi sparavo un'ampollina così poi me lo ricaricavi direttamente. A sto punto. Runa aurea.
Un'altra runa aurea. Mo per dire già un'ampolla ce la siamo giocata in questo modo. Anche questo è un attimino da valutare. Spiccionata. Ah, maledetti. Maledetti. Non so se serve. Vedete, comunque qualcosa te lo dà. Uovo dormiente. Allora, mi sono andato. Ma è rotolante quel caprone. Che roba è? Vabbè, comunque. A parte il caprone rotolante, mi sono andato a ricaricare le cose qua. Vabbè, ce lo facciamo andare bene. Ho delle difficoltà lato comandi per il semplice fatto che nel mentre stiamo giocando anche Horizon Forbidden West. Quindi, per dire, il tasto per abbassarmi qua è quello per usare le ampolle. Ed è una cosa un po' problematica. Ogni tanto mi parte un'ampolla. Escrementi dorati. Che te sei cacato sotto? Tra l'altro dorati, quindi insomma anche di un certo livello, di un certo pregio. A parte ciò. Qui si sente un sound un po' particolare. Ma prima de... Oh, piano! Attenzione, cinghialata! Con quale violenza vado eventualmente prima ad eliminare il buon giovincello che è qui all'accampamento. Già che usiamo. Non era necessario, credo. Ce n'è un altro lì. Ok. Vabbè, intanto facciamo, o meglio, proviamo a far fuori questo. Non vedo niente, ma di fino... poco fino in realtà, ma va bene. Proviamo anche quell'altro lì e poi andiamo... cos'è questo? Fiori di foglia madre. Poi ci fermeremo anche un pochino a vedere tutta sta roba che stiamo raccogliendo nella descrizione per capire un po' di cosa si tratta, a cosa può essere utile. Per il momento raccogliamo un po' di tutto. Poi ce la studiamo. Ok. E lì si può andare nel pertugio. Aspetta che c'è qualcosa che brilla di verdognolo. Sì, un funghetto. E... ok. Vabbè sì, un pochino di panoramica qui intorno la facciamo. Oh, piano. Siamo freschi qua. Aspetta. Attenzione, zanzarona. E chi abbia? Vabbè, ciao zanzara, se vuole venire lei, perché qua... aspetta. Vabbè, ciao madre, ciao. Non credo sia... per carità, siamo agili, veloci e sportiveggianti, ma fino a un certo punto la zanzarina è comunque la zanzarina. Vediamo questo. Tieni materiali. Questa non era da raccattare, apparentemente no. Allora, mi sta seguendo la zanzara, o sbaglio, sì. Dai, va. Guarda sta fia della mignotta. Vieni qua, scendi. Scendi. Camignotta. Ok, testa di libellula gigante. Va bene. Ah, ce n'è un altro là. Chi l'aveva visto? Però ste sciabolate morbide alle spalle, insomma, magari con un po' più di precisione sarebbe più apprezzabile. Allora, come detto, qui si sente del rumorino un po' particolare. Quindi, innanzitutto andiamo a prendere questi materiali. Cosa ci dice qui? Avanti materiale, va bene, questo l'avevamo anche visto qua tra l'altro. Poi a parte
l'estasi si sente. Cosina quest. Quello lì, ok, sta. Oh, aspetta, aspetta. Ecco due. Merda. Ho la sensazione che sia tipo le lucertoline. Esistono scarabei della lacrima cerulea e cremisi. Sconfiggili per riempire le ampolle corrispondenti. Tuttavia non puoi superare il limite di ampolle consentito. No, ok, ho sbagliato. Stavamo per arrivare in questa zona che... Insomma, un momento. Diamo prima un occhietto perché... Allora, il... l'indicatore di prima... Allora, fatemi vedere un attimo la situazione. Ti fa vedere però dove ti manda. Dove devo mandare a cagare? Onesto, onesto, ci sta, ci sta. Accettiamo e ne prendiamo atto. Ok. Qui... Allora, dobbiamo valutare un attimo la situazione. Qui bisogna valutare la situazione. Macchia di sangue, sono morto male. Qui c'è gente. Tanta gente. Anche questo l'avevamo, sì, visto nell'anteprima. Ed è una zona non propriamente easy, diciamo così. Ok. Però cerchiamo di fare il nostro. Cerchiamo di fare... Ma sti cosi... Allora, piano piano, quello dove sta vedendo, verso di noi, perfetto. Buono a sapersi. Proviamo a dare un'occhiatina anche da quest'altro lato per capire un po' come possiamo muoverci. Aia. Però rovine davanti al cancello. Quello punta qui. Però quell'altro che è passato dove va? Posso provare ad eliminare questo o me... non mi vede quello. Aia, c'ha pure il lupacchiotto quello. Dai. E allora ce la dobbiamo giocare con più finezza. Dobbiamo aggirare un attimino la situazione. Magari senza entrare in dei pertugi. Il pertugio senza indugio, però. Allora, c'è quello lì. Tanto lo so che va a finire tutto in schifo. Non fa tanto gli splendidi, ma tanto andrà tutto a puttane. Già lo so, già lo so. No, questo non l'abbiamo superato. Dobbiamo passare dall'altro lato. Tanta gente, cioè tanta gente. Posso... Eccessivo. Però, parto a tenere materiali, vedi quanta gente fa. Piano. Mi libero un po' la strada. Ce la giochiamo un po' di fino, signori, perché qua Serafino, se no rischia tanto, quindi ce la dobbiamo giocare un po' di finezza questa azione. Anche perché c'è quello con lupacchiotto che, insomma, mi dà da pensare, Eccolo là. Allora, se no, orca la troia. No, la tromba. La tromba di tu nonna. Zitti, non è successo niente. Damose. No, la frecciatona. Lanciona. Allora, adesso stiamo... No, stiamo calmi. Allora, signori, per piacere parliamone. Non è necessario farsi prendere dal panico. Piano piano, ce la possiamo risolvere...
E zapam! Non gli faccio assolutamente un cazzo, tra l'altro. Bravo, bravo, complimenti. Ci è piaciuto questo attacco. Troppo. Madonna. Madonna mia. Con quale violenza? Serafì. E la madonna, Serafino, quanto cazzo sei lento, Aberti. Staperoni. Allora, qua valutiamo. Ma eventualmente può funzionare il contrattacco come mi dissero nel tutorial. Guarda, io credo che apparentemente dai danni che facciamo al tipo siamo un po' nella merda, ma lo dico così azzardo, Madonna della madre. Questo mi spacca il culo. Che cazzo vuoi fare? E zapam! E niente. Guarda, a sto punto facciamo sim. Fermati un po', che cazzo fai? Metti a due mani, tanto. Va, va, va. Fa lo splendido, biondo. Patazza anche te. Vattene, va, bravissimo, bravissimo. Così ci sei piaciuto. Abbiamo finito tutto, ma va bene, è tutto come ci pensi. Bravo, no, 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 no. Allora, piano piano, signori, so che ci stiamo lavorando. Un po' meglio, eventualmente, se è fattibile. Cristo, però gli aveva fatto, vedi, il saltino che l'ha proprio saltato, quello... Sento altri che vengono alle spalle, è un'impressione mia. C'è dello spiccionamento? È necessario? Ma li hai chiamati tu? La mamma puttana. Levati là al cazzo. Levati là al cazzo. Serafì! Questi ti sgraffiano la schiena. Levati. Andate a fare in culo. Piano. E aspetta, guarda questo che se ne approfitta. La mamma puttana. Aspetta, perché qua mi stanno distraendo un destra a sinistra. Costo figlio di puttana. Costa lancia. Piano. No, Serafì, mo va bene tutto. Ma... basta, che cazzo ho lanciato queste cose? Qua ci lasciamo le penne, ve lo dico. Qua ci lasciamo le penne. Vai dall'altro pipistrello, va. Magari io ammazziamo il gruppetto e mi ricarica una birretta, no? Piano. Da sto figlio di puttana. Vieni qua, piccio. Niente. Aspetta un po'. E niente, mo se sta a riparare quel piccione del cazzo. Vieni qua, figlio della mignotta. Damose. Me l'ha ricaricata? Grandissimo. Ampollina? Ma che ne sai, che ne sai. Sapim. Yeah, beccate sto baiocco dietro la schiena, biondo. Fagli pure una sciabolata morbida. Vai così. No, 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 no. Attenzione. Però comunque vedi com'è agile Serafino. Quello fa così. Sapim. Cristo santissimo. Vattene. No, no, così no, Serafino. Avevamo fatto tanto gli splendidi. Mannaggia la puttana troia. È morto Serafino. Bravo. Oh! Ah, sono morto io? Io ero convinto che era morto lui. E non si fa così però, Se muori tornerai in vita presso l'ultimo luogo di grazia che hai visitato. Le rune in tuo possesso resteranno presso il luogo della tua morte. Se muori di nuovo prima di raggiungere... Vabbè, le perdiamo. La bussola posta nella parte superiore dello schermo indica la posizione delle rune smarrite. Grazie, gentilissimo. Corri, corri. Corri, Serafì. Niente, quello con la tromba, mannaggia la puttana. Cazzo di spifferatore seriale. Si fa mai i cazzi suoi, Attenzione, lupacchiotto. Mi spiace Lupacchio, ma o tu o noi. Meglio tu. Allora, piano piano, signori. Scusa, dove mi... in realtà noi in linea teorica dovevamo andare da... vedi, siamo più vicini qua. Ok, a posto, però mo tocco il punto di grazia. Se non mi appoggio, credo che andiamo lisci, cioè non dovrebbero rinascere, no?
Cioè, quelli che ci stanno, va bene. Ora, un attimo che facciamo sempre un'azione un po' evasiva da panico. E... rovine davanti al cancello, va bene. Apriamo il baulotto nel carretto. Flagello, ok. Allora, fammi vedere un attimo sto flagello che non posso usare. Non abbiamo granché di fisico noi, eh. Vabbè. Onesto, onesto. Siamo più agili e leggiadri. Per carità, a livello di danni forse facciamo cacare, però... allora, facciamo una cosa che magari questi piano piano ce li iniziamo comunque un po' a eliminare, che... non è mica male come cosa. Poi ci lasciamo il tipo... incazzoso. Certo, dici, prima ci eliminiamo questi, poi... magari il tipo incazzoso... ci elimina male e non abbiamo fatto niente. Anche questo è valutabile, ma... mentre ci mettiamo del nostro. Allora, ne avevo visto un altro lì in fondo. Venendo qui. Ce la... ce la facciamo con estrema calma e circospezione. Perché qua, come detto, sta zona l'avevamo vista nell'anteprima e... le inchiappettate clamorose, soprattutto più avanti in realtà, perché bene qua, ma... questo non so se riesco a... scusi, permette? Questo di Serafino comunque... guarda come... guarda che simpatico Serafino, guarda che sguardo, tra l'altro ammaliante, nonostante... la disperazione, ma... allora, qui prendiamo uno spadone del vassallo. E figurati se possiamo usare lo spadone del vassallo con sto fisico da soffiatore di minestrino. Infatti, infatti. Ci sta, onesto. Va bene, va bene. Richiede 16 di forza. Ok. Ma a noi ci piace così, ci piace essere leggeri. Ci piace essere leggeri. Vabbè, comunque la zona la vorrei un pochino liberare. Ma va bene che... possiamo andare oltre, ma... lo so, ma visto quello, ma intanto uno lo eliminiamo. Poi piano piano. Allora, vediamo un attimino... ok. La fascia bolatina morbida. Magari subi. Oh, mi sento molto in difficoltà in realtà senza la classica combo scudo che ti protegge tanto e spada che fa un po' più danni. Però volevo provare, onestamente volevo provare. Che si tratta di forziere? Credo proprio di no. Quindi mi ci vorrà un po' per abituarmi a questa combo un po' più esposta, se vogliamo dirlo. Un pochino sì. Per carità, lo scudo ce l'abbiamo. Non è comunque uno scudo di quelli prepotentemente protettivi. Quindi... ma il lupo? Ce ne stava un altro? Ma io qualcuno l'ho eliminato qua o non abbiamo fatto un cazzo niente? No, per sapere, perché... perché mi ha visto quello? Guarda, io provo comunque così, no? Ah no, ho tolto il lupo a quello, ma... mamma puttana. Veramente poco danno facciamo. Comunque vabbè. No, aspetta. Aspettate voi giovanotti. Un po' uno scudino me lo tengo perché va bene tutto, ma se possibile andrei eventualmente con il tipo nelle retrovie che... la mamma troia. No, dove cazzo vai, Serafì? Mannaggia la puttana. Sto cazzo, Serafì, però, Gesù Cristian. Levati, Serafì. Datte, datte. Madonna, se starnutisce gli esplode la testa, Serafino. Sto santissimo, però. Beh, almeno uno, orco due l'abbiamo piato, mo. Eh no, potevamo andare di spalla in realtà, di fino. Comunque va bene.
Si soffre, signori, si soffre, ma sprezzante del pericolo, Serafino in cerca dell'anellino Sapim. Raccogli oggetto, vedi questo. Ah, e perché all'altro non me l'ha fatto raccogliere quando avevo trovato l'altro capoccione? Che stava comunque in questa zona, se non vado errato. Però c'è stava solo a palleggiare. Allora, piano piano, signori, con calma e circospezione, ci dovrebbe essere sempre il tipo piuttosto coriaceo da queste parti, eh. Boh, piano piano, ne ho visto un altro in realtà lì in lontananza. Lì c'è il tipo coriaceo che eventualmente aspettiamo per... cioè, aspettiamo. Cerchiamo un attimo. Mappa, se non credo, ovest. Ok, in linea teorica me l'ha tipo aggiunta la mappa. Sì, bravi tutti, bravi tutti. Ok, ok, leva, stelteggia un attimo. Dove avevo visto quell'altro? Eccolo là. Eh no, preferisco togliermi questi qua, magari... Ah, un altro ancora, ce ne sta, quanti cazzo siete? Ma prima non ci stavano questi, ma che è? Ma da dove cazzo uscite? Ce ne vuole qua, signori, bisogna andare di fino, con calma, e sperare che il nostro Serafino, guardalo lì, guarda com'è Serafino. Allora, segnamelo piano piano, stelta, bravissimo, così ci piace, che non t'ha visto neanche quell'altro, sei stato molto stealth, questa ci è piaciuta, mo'. Se riesci ad andare a quello senza farti inchiappettare, noi siamo tutti con te, Serafino. Fate il tifo per Serafino, non fate... Io, Alessa! Talan! Niente, ha girato, ha fatto la curva proprio nel momento meno opportuno, Ma Serafino può correre anche così? Sì, ok, io non l'ho fatto prima perché ho detto, vabbè, mo se inizio a correre questi mi inculano. Allora, ecco, mo viene... Mo sono i cazzi. Perché questo... E questo ci rompe il culo. Non è che abbiamo opzioni... extra. Boh, studiamocelo un attimo della serie. Vediamo quando arriva. Senza farci beccare. Bravissimo. Seguilo. Cazzo. Almeno il primo colpetto glielo riusciamo a dare alle spalle. Bravo, Serafino. Così ci piaci. Mo date proprio del brutto, Serafino. Mo qua ce la dobbiamo giocare di fino. Non così fino, Serafino. Porca la troia puttana, Serafino. C'è un cazzo da fare. Levati. Corri, Serafino, corri. Mannaggia la puttana, ma è possibile che... Cazzo di Serafino. Allora, Serafino, aspetta. Giocatela bene. Non te la sei giocata... proprio benissimo, te lo dico. Allora, l'attacco in crisantemo può anche andar bene. Però a sto punto ci devi mettere la pesantezza. Vattene. Proviamo così. Oh, vabbè. Piato la rincorsa. Cazzo, mi sono incastrato. Serafino sulla fascia. Cristo santissimo. È morto Serafino, signori. Cazzo. Biondo, aspetta un attimo qua, cazzo. No, Serafi, un colpo e vattene, no che rimani sul cazzo di scudo in bocca, Chris. Là. Bravo, porco. Vai, Serafino, senza paura. Bravissimo, senza paura, però sei un coglione del cazzo. Te lo dico, un pochino di paura forse è meglio che te la instilli. Facciamo così. Scusa, aspetta che mi sta venendo il mal di mare. Uela. Dove sta l'altro? Si è fermato? No, sta ancora lì. Facciamolo arrivare qua, che abbiamo un po' più di spazio, perché noi abbiamo bisogno di essere estrosi con... Qui. E niente. Aia, mazza il trambato. Vieni qua, giovanotto. Aspetta un po'. Allora, perché la parata, vedi, no? Quando la provi a fare, questo è comunque incazzoso come pochi, quindi... Oppela.
Cristo santissimo. La Madonna però, con quale violenza, buon uomo. Dovremmo sfruttare l'agilità del nostro Serafigno, ma... Non sembra. Madonna, si è incazzato. Si è incazzato. Oh, un pochino alle spalle. Così, di sciabolata morbida. Metti l'altra sciabolina e zapim. Bravi tutti. Mo date che questo ti apre il culo. No, Oppela. Questo fa male, biondo. Via. Allora, No, ce l'aveva quasi. Ce l'aveva quasi l'attacchino dietro alle spalle. Ma finitele. Dove cazzo sei andato, Serafì? Ma Dio crisantemo, ma gli stavi dietro alle spalle. Te ne vai a fanculo. Guarda che rincoglionito del cazzo. Vattene a fanculo, Serafì. Questo ti rompe il culo un'altra volta. Fa finta di niente. La grazia, la grazia, la grazia. Cristo la grazia. Vabbè, però così non si fa. Scusa, mi stavo graziando un attimo. Allora, calcolando che siamo morti, cosa potremmo fare se non... Stai calmo, biondo. Aspetta, mo ce la lavoriamo un attimo. Lì sotto c'era il pallettone che ci... Scusa, qua dovrebbe esserci. Aspetta. Il bagarozzo là, che ci ridava una... Attenzione, un po' di pioggia. Vediamo, dovrebbe stare da ste parti, se non mi ricordo male. Eccolo là. Cristo. Ok. Beh, almeno abbiamo recuperato una fiaschettina. E comunque non fa mai male. Vabbè, quello lo vediamo dopo, da. Che cazzo. Trena recupera. Ah, cazzo, tutte ce le riempie le ampolle. Bravissimo, allora. E adesso di nuovo, senza paura. Sprezzanti del pericolo. Vai, Serafino. Facci sognare. Magari non farci morire. Sognare va bene. Capisco che potrebbe essere eccessivo come, come cosa, però. Allora, vediamolo lì un attimo. È ancora provato dallo scontro con il nostro Serafino, che questa volta si gigioneggia qui nei meandri per cercare di fare almeno un attacco stealth. Dai, meno uno, giusto per zacchete. So che siamo delle pippe clamorose e ci stiamo impantanando un po' in una zona dove effettivamente non era magari strettamente necessario fare tutto questo bordello del cazzo, però ci può stare, ci può stare. Ormai Serafino se l'è presa, se l'è legata al dito. Oh, bravissimo Serafino, bravissimo. Ce l'abbiamo fatta, dopo enormi fatiche, dopo problematiche estreme, il Serafinone! Aspetta, Serafino, datta la fuga, perché sennò ti inculano pure questi e non mi sembra proprio il caso. Facciamo che... perché non bisogna mai sottovalutare neanche questi. Comunque quello ci ha dato qualcosa, perché nel mentre mi sono un attimino... lanciato come se non ci fosse un domani, via. Perché insomma un po' di timore, cioè... Guarda come va in retromarcia quello là. Poi converrebbe iniziare a... Ah, vedi che c'è il Cristo santissimo. Piano piano.
Ok. Valutiamocela un attimo la situazione. Tutti, bravi tutti. Ok. Eliminiamoci pure questo e poi andiamo a vedere qua sotto nel pertugio cosa c'era. Ok. Abbiamo di oggetto prezioso, sì, ma potrebbe anche starci una bella inculata. Quelle... problematiche, insomma, quindi vediamo un attimino la situazione. Attenzione, attenzione qui. Se sa mai. Ah no, però vedi, magari qualcosina. Allora, aggiungere abilità. Presso i luoghi di grazia usa le ceneri di guerra con un coltello da affilatura per conferire nuove abilità agli armamenti. Ogni armamento può avere una sola abilità. Eventuali abilità già presenti saranno rimosse. Le abilità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni armamenti speciali hanno abilità fisse e non possono ottenerne altre. Usa un coltello d'affilatura nei pressi di un luogo di grazia per infondere affinità agli armamenti dalle ceneri di guerra. Questo procedimento permette di modificare l'affinità offensiva di un armamento o di incrementare i bonus agli attributi, per esempio. Le affinità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni armamenti speciali, come quelli dotati di abilità uniche, non possono avere affinità. Questo è da studiare un attimino. Ceneri di guerra. Pestone tempesta. Coltello d'affilatura. Fornisce affinità e abilità a un armamento, ma possiamo utilizzarlo più volte. È usabile su tutti gli armamenti da mischia. Cene di guerra che fornisce a un armamento l'affinità a qualità è la seguente abilità. Pestone tempesta, abilità che canalizza l'essenza di gran tempesta. Sferra un violento pestone a terra scatenando una breve tempesta. Utilizzabile su armamenti da fondo non piccoli. Da valutare questa cosa. Non è che l'abbia capita granché. La studieremo e la testeremo. Comunque qua badilate ne abbiamo prese in questa zona, ma comunque credo che abbiamo fatto un pochino tutto, no? Quindi apparentemente possiamo andare oltre. Magari dare una salvatina anche lì. Ottimi materiali, vabbè, questi ci stanno. E il nostro obiettivo apparentemente è quello di proseguire da questo lato seguendo l'indicazione. Vediamo anche un pochino se possiamo livellare. Mi scusi, perché a questo punto greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Salve. I offer you an accord. Ok, occhio a queste proposte, eh. Occhio a queste. Have you heard of the finger maidens? Me ne hanno parlato un po' ste dita, i vergini, cose. The two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid. Me l'hanno già detto. I can play the role of maiden. Faccia lei, non lo so, eh. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you.
to the foot of the Erd Tree. Accettiamo? Ma sì, then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Fischietto del destriero fantasma. Ok. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Ci mancherebbe, Serafina è una persona seria. Allora, nuovo livello, nuovo. Eh sì, ci stiamo, signore, dai. My hand rest upon you. For but a moment. Share them with me. Nel livello puoi spendere rune per incrementare i tuoi attributi. Ogni attributo migliorato ti garantisce un avanzamento di livello. Con l'innalzamento di livello aumenta anche la quantità di rune richieste per migliorare gli attributi. Ok, allora, vitalità, mente, che aumenta anche PA. Tempra, aumenta il vigore e anche il carico massimo. Forza, certo, un po' di danni in più non sarebbero male, per quanto al momento potenza più la difesa. Quello dipende anche dalle armi. Destrezza, intelligenza, fede, arcano. Un attimino sull'arcano. Influisce sulla difesa sacra, sulla vitalità e su alcuni incantesimi e stregonerie. Ok. Allora, il fatto noi non abbiamo la possibilità di lanciare incantesimi o altro. Nella beta che provammo, se non sbaglio, il personaggio che avevamo preso aveva degli incantesimi, però non c'era adesso il personaggio. Ed era un po' un simil nobile per Demon's Souls, che sarebbe stata la cosa che avrei preferito. Perché onestamente va bene il corpo a corpo, ma ogni tanto lanciare qualcosina non è neanche male, eh? Tutto sommato. Vabbè, volendo si può anche adattare per gli altri personaggi. Però un po' di vitalità l'andrei ad aumentare, un po' di tempra l'andrei ad aumentare e credo che... Ah no, qualcosina in più possiamo fare, mente. Oppure anche un po' di forza per il momento, oppure forza... Strezza. Facciamo così allora, perché la vitalità fa veramente cagare al momento. Sì, la forza al momento. Forse possiamo temporeggiare. Anche se può essere utile per mettere altre armi. Iniziamo a mettere un pochino anche questo. Confermiamo. Yes. E a questo punto, ragazzuoli, io direi che ci salutiamo qui con questo episodio. Per le ceneri di guerra poi la vediamo un pochino. Il menu di ceneri di guerra usa queste ultime per fornire abilità affinità agli armamenti presso un luogo di grazia. Ok. Modificare l'affinità offensiva di un armamento o di incrementare i bonus degli attributi, per esempio. Abilità e affinità disponibile in base all'armamento. Ok. Questo dobbiamo vedere un pochino, perché 190 più 20 DD... 6. Questo lo devo valutare un attimino, signori. Facciamo che ci guardiamo alla prossima. Ma per il momento, come detto, direi di salutarci qui con questo episodio. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie il canale. L3 per... usa il fischietto per evocare e salire in sella al tuo destriero. Evocarlo di nuovo al costo di un'ampolla di lacrime cremisi. Ah, ok. Va bene, il fischietto me l'hai attrezzato. Seleziona la borsa nel menu principale per equipaggiare 6 oggetti nella tua borsa. Questi oggetti possono essere usati senza accedere al menu principale. Posso... Andiamo a vedere dopo. No, in realtà vabbè, sta alla borsa, ma posso cliccare direttamente da qua così. Assegna. E ci mettiamo il fischietto. Però lo metterei più qua magari. Sì, no, sto cercando di non incartarmi con i tasti, ma vedo piuttosto difficile. Va bene, mettiamolo qui. Mettiamolo qui. Quindi linea teorica, triangolino, fischiettino e arriva il destriero. Va bene, ragazzuoli, ci vediamo alla prossima con il nostro soggettone che comunque è molto gigioneggione, il nostro Serafino. Dai, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Taleale.